Ci troviamo a Tokyo e visto che non sappiamo cosa fare, ora andremo al Mori Art Museum a vedere la mostra di Kakashi Murakami. Dicono che sia spettacolare. Andiamo a vederla. Ok, da quello che si capisce da primo impatto è che Takashi Murakami non manchi di fantasia, colori e teschi sulle proprie opere, e che non c'entra assolutamente niente con Murakami lo scrittore, infatti è uno dei più importanti artisti nel panorama internazionale, unendo temi della pop culture allo stile classico giapponese. Takashi Murakami è tornato da New York con questa esibizione in grande scala dopo essere mancato da Tokyo per 14 anni. Abbiamo appena visto il lato otaku pop scramboide dell'artista, ma il pezzo forte arriva con i 500 arat. I dipinti dei 500 arat furono creati nel 2012 assieme a 200 studenti d'arte coordinati da Murakami, come segno di riconoscimento verso la nazione del Qatar, che fu una delle prime ad offrire aiuti dopo il terribile terremoto e tsunami nel 2012. L'ispirazione dietro a questo dipinto arriva appunto dalla leggenda dei 500 arat, ossia i seguaci del Buddha che diffusero i suoi insegnamenti nel mondo. L'esposizione si divide in quattro parti, denominate secondo i leggendari guardiani cinesi delle quattro direzioni celestiali: Drago Blu, Est; Tigre Bianca, Ovest; Uccello Rosso, Sud; e Tartaruga Nera, Nord. Questa pietra miliare della carriera di Takashi Murakami affronta i temi della religione, la mortalità e le limitazioni, interpretandole attraverso il suo stile unico e vibrante.